Hello. Okay, so, good evening. This is lesson number 14. Okay, so this is the 14th lesson. Okay, so this evening. Hello, Alfonso. Photocopies, an unforgettable holiday. An unforgettable holiday is in the, in the photocopies we gave out the first day. Okay? We have an unforgettable holiday. Okay, now, as I said on Wednesday, an unforgettable holiday is una vacanza indimenticabile, okay? And we know that we can have good unforgettable holidays or bad unforgettable holidays, okay? So an unforgettable holiday, which is una vacanza indimenticabile, can be good and it can be bad, okay? So it depends on whether it can be good or bad, okay? Now, on Wednesday, okay, we did free time activities. Okay, so we did these free time activities. So go cycling, go dancing, go jogging, go shopping, go sightseeing, go swimming, go out, go to the cinema, go to the theatre, go for a walk. Hello, Davide, good evening. Go away for the weekend and go on holiday. Okay, now, before we continue, okay, I personally am going to ask you questions. Okay, now, if I say, did you go to the cinema yesterday? And the answer is yes, I did. Okay? I want you to, for example, Alfonso, ask me if I went to the cinema yesterday. Did you go to the cinema yesterday? Yes, I did. And I saw a wonderful film. Okay? Quindi uno può dire, what film did you see? What time did you go? Okay? Quindi. Okay, now let's start. Loredana, did you go dancing on Saturday? No, I didn't. Okay. Nina, did you go for a walk yesterday? Yes, I did. When? I went out with my dog. Okay, good. And your dog's name is? Poncho. Poncho, okay. Good. Andrea, did you go jogging yesterday? No, I didn't. No? Did you go jogging last week? Okay, when? Which day? With my friend. With your friend, when? Saturday. Okay, Saturday. Vito, did you go sightseeing last summer? Did you go sightseeing? What is sightseeing? Yes, I did. Okay, where did you go? I went to Rome. Okay, good. Okay, because sightseeing is visitare i monumenti, okay? Francesco, did you go cycling yesterday? No, I didn't. Okay, did you go cycling last week? No, I never go cycling. Okay, good. I never go cycling. Ovviamente, le solite cose, i verbi come stanno qui, così devo di memorizzare. Quindi, go cycling, non è go to cycling, non è go to cycle. Ok, come stanno qui, come se fosse un unico verbo. È passato il wet cycling. Sì, ok? È sempre con la N. Ok? Vito, did you go shopping on Saturday? Yes, I did. Ok, where did you go? Ma
commercial center of Apple. Apple, le bolle. Le bolle. Okay, good. And what did you buy? I bought jeans. Okay, jeans, good. Hello. Hello. What's your name? My name is Luca. Your name is Luca, okay? And where are you from, Luca? I'm from Apple. You're from Apple, okay? And what do you do? What's your job? My job is a consultant. Okay, a business consultant? Yeah. Okay. L'unica cosa, le cose dico un po' alla volta, ok? Non si dice my job is, ok? Se si chiede il lavoro si dice I'm a business consultant, ok? My job is, lo so che viene naturale, però è un errore, ok? Quindi eliminalo, ok? Quindi business consultant, ok? Where do you live? I live in Napoli, ok. Mr. Pepe, did you go to the cinema yesterday? No, I didn't. Did you go to the cinema last week? Yes, I did. Okay, and what film did you see? I watched film with Alessandro Siani. Okay, so Mr. Fantasy. Okay, so a bad film. Okay, so it was an intellectual film. Brothers Bertolucci. Okay, yes, the same. Okay. Vito, did you go for a walk yesterday? Yesterday, no, I went out. When did you go for a walk? I don't remember. You don't remember? Okay, good. I walk every day, okay? Mr. Davide, did you go sightseeing last summer? Allora, tu non c'eri, hai capito? Ok. Did you go on holiday last summer? Yes, I did. Okay, where did you go? Where did you go? Where? Did you go to Berlin? Did you go to Panicanti? Did you go? Where did you go? Where did you go on holiday? I went. Okay, go on holiday and andare in vacanza. Okay? Anna Rita, did you go dancing last Saturday? No. When did you go dancing in the summer? Did you go jogging yesterday? Yes. Okay. Every day. You go jogging every day? Yes. Okay, good. Alfonso, did you go jogging yesterday? No, I didn't. Did you go shopping yesterday? No, I didn't. I stayed at home. You stayed at home, okay. When did you go shopping? When? When's the last time you went shopping? Last week. Okay, last week. And what did you buy? I bought jumper. Okay, good. And coat. A coat. Okay, good. A jumper and a coat. Good. Very for the winter. Okay, for the winter, for the cold. It's cold. Ida, did you go shopping yesterday? No, I didn't. And when did you go shopping? I went last Wednesday. Last Wednesday. Because it's my free day. Okay, because it's your free day from work. Okay. And what did you buy? And I bought two sweaters and a hat. And a hat. Okay, good. Two sweaters and a hat. Okay, very good. Okay, now, so, remember, activities A, daily routine, quindi la giornata tipica. Memorizziamoli. Free time activities, quindi go cycling, go dancing, ci sono altre, diciamo, questi sono quelli là per comuni. Ok, poi housework, poi faremo più in là. Ok, now, let's go back to our unforgettable holiday. Ok? Now, we have, you are going, so number two, 2A.
Okay, 2A. Ce l'hai? Sta... aspetta un attimo, va. Cioè, la seconda parte sicura. Vabbè, sono un po' in... sono un po'... mi segna qua. Okay, allora, so 2A, you are going to hear an interview with Bruce Williams. This man here is Bruce Williams, okay? Say hello to Bruce Williams. Hello, Bruce. Okay, so you're going to hear an interview with Bruce Williams about his holiday. Okay, now in pairs, which means a coppia, look at the chart below and write the interviewer's questions. 1 to 10, remember quasi, quindi ricordatevi il quasi per fare le domande. E abbiamo esempio, la prima è where, e la domanda è where did you go? E la quasi si trova perfettamente. Poi abbiamo have a good time, when, who with, how get there, where stay, eccetera, eccetera. Ora, per aiutarvi, okay, to help you, I'm going to read the interview. So, listen, okay, and then complete. Okay, so listen first. Okay, so we have interviewer. So, where did you go, Bruce? Well, I wanted a relaxing holiday because I was very stressed. So I went to the Caribbean. Did you have a good time? No, I didn't. It was terrible. Oh dear, well, tell me about it. What? When did you get there? When did you go there? About 2 years ago. Who did you go with? Nobody. I wanted to be alone. I really needed to relax. And how did you get there? By plane to Barbados. Then I got a small boat to the island. Where did you stay? In a small hotel on the beach. Hmm, that sounds nice. What was the weather like? Terrible. It was too hot. It was 45 degrees centigrade every day. Wow, that's hot. What was the food like? It was awful. I couldn't eat it. Really? Yes, it was always cold and badly cooked. What did you do? Nothing. I stayed in the hotel. It was too hot to go out during the day, and at night it was too dangerous. I just stayed in the hotel all the time. So, how long did you stay? Only for 3 days. You went to the Caribbean for 3 days? Yes. Oh, and on the third night, I decided to go home. That was the end of my relaxing holiday. Only 3 days, and it cost me a fortune. Oh dear. Okay? Now, this was the interview with Mr. Bruce. Now, no, you don't have the interview. I have the interview, you don't have the interview. Otherwise, it's too easy. Okay? Now, again, you have these. Okay? Now, in pairs, I want you to complete the questions. So that is Ida and Alfonso, Anarita, Davide and Vito, so three, Francesco and Vito, Luca and Peppe, Loredana and Nina and the two brothers. Okay, so together complete the questions. Example, the first one, number one is where did you go? Okay, complete. Ricordatevi qua e sei. Domanda e risposta? No, no, solo la domanda. Sì, solo la domanda, mi interessano le 10 domande. Ok, quindi completate, complete the questions, e poi dopo le controlliamo, ok? Ricordatevi la regola del qua e sei. Ok? Where did you go?
questo, where did you go? E ci sta scritto where. Okay? Ed è applicato il qua e sei, perché come sarebbe where? A sarebbe l'ausiliare, S sarebbe il soggetto e I sarebbe l'infinito. Ok? Dovete fare la stessa cosa con le altre domande, magari le scrivete su un foglio. Ok? Solo questo, poi queste cose qua le facciamo dopo. Ok? E Vittorio, giusto? Sì, sì, del quasi. Ok? Tranne ci sta qualcuno, tipo come il cibo, come il tempo che viene fatto un po' diverso. Ok? Però provate e poi dopo chi è la pena che già l'ho rubata. E poi dopo le correggiamo. Questo è un buon esercizio per le domande, perché ricordatevi, fare le domande è fondamentale, perché altrimenti non si riesce a parlare. Collaborate, cooperation. Se mi volete chiedere come si fanno le domande e non ottenere risposta, chiedetelo. Questa fase qui vi dovete sforzare, ok? Perché sforzandovi, anche sbagliando, è la cosa migliore. Fate, io in questo momento non ci sono, sono invisibile. Allora, ho cambiato un attimo idea, vuoi aiutare, però questa cosa non la dico mo, però non la dico mai più, la devo ricordare. Allora, in inglese, se volete chiedere quanto tempo, si dice how long e basta, non si dice how long time,
non si dice how many time, si dice how long. Quindi how long vuol dire quanto tempo. How far. Quindi how long vuol dire... Si può dire ma non per la distanza. How much do you want? Non esiste. Questa è una cosa che avete, che tutti gli italiani dicono how many times, non esiste. Si può dire how many times, vuol dire quante volte. Quindi how many times vuol dire quante volte. Però con il tempo non ha nulla a che vedere. How much? Si dice solo how much. How many è plurale? How many è plurale? Però facciamo una cosa alla volta. Fissatevi how long, che vuol dire quanto tempo. How long do you stay in the 100 hours? 100 Avete altri 2 minuti. Okay, finished. Okay, good. Let's check. Now, the first question is for Vito and Andrea, the two brothers. So, question number two.
have a good time? Allora, hanno scritto, vediamo. Did you have a good time? Allora, did you have a good time? C'è qualcuno che ha qualche alternativa? No? Tutti avete scritto così? E avete tutti fatto bene, ok? Allora, che cosa significa did you have a good time? Sei stato bene. Ok, hai trascorso un buon tempo, sei stato bene, in questo senso, ok? Quindi did you have a good time, good. Poi passiamo alla terza domanda e chiediamo a Mina e Loredana. When did you go? Ok, questo era anche semplice, io ho trattato. Allora, ricordiamoci il fatto del QASI, che si usa sia per il present simple che per il past simple. Ovviamente queste sono domande al passato, da che cosa lo capiamo? Che ci sta detto? Quindi sono domande al passato, quando sei andato, quando andasti, quando andavi, in inglese è la stessa cosa. Passato remoto, passato prossimo, imperfetto, sono uguali. Ok? Allora, when did you go? Perfetto, è inutile che traduciamo, penso che si capisca. Passiamo a Peppe e Luca. E Luca, mi ricorderò prima o poi. Qual era? No, Peppe e Luca, numero 4. Who did you go with? Ok, good. Who did you go with? Quindi, who did you go with? E che significa who did you go with? Con chi sei stato. Ok, con chi sei stato, con chi sei andato. Ok, good. Quindi who did you go with? Passiamo alla coppia fra... No, al massimo, no, perché in quel caso la... Who came with you? Perché in quel caso la who diventa soggetto. Quando, questa è una cosa, dimenticatevela perché sennò mi manda in crisi. Who, quando è soggetto, non vuole il did e non vuole il do. Quando è soggetto, però lasciamo stare questa cosa per il momento. Quindi, who did you go with? Passiamo a numero 5 e passiamo a Francesco e Vito. Numero 5. How did you get there? Okay, good. How did you get there? Quindi, how did you come sei arrivato? How did you get there? Noi abbiamo fatto la cosa go to school, get to school, go to work, get to work, go to university, get to university. Quindi go è andare, get è arrivare. Okay? Quindi how did you get there? There vuol dire lì, quindi come sei arrivato lì, quindi how did you get there? Si risponde sì, by plane, by car, eccetera eccetera. Ok, poi number 6 tocca Ida e Alfonso. Where did you stay? Ok, good, questa era semplice anche questa. Ok, where did you stay? Quindi where did you stay. Ok, where did you stay significa? Ok, allora, dove sei stato? Però, allora, questa è un'altra cosa, fissate, stay in inglese non vuol dire stare, vuol dire alloggiare. Ok? Perché stare in inglese si fa col verbo essere. Perché io sto mangiando, si dice I am eating, non si dice I stay eating. Quindi ricordatevi, to be traduce il verbo stare ed il verbo essere. To stay, che esiste in inglese, vuol dire alloggiare. Però si vuol dire quando sbarca. Stay with me vuol dire rimani con me. Non alloggia, può anche significare alloggia con me. Ok? Quindi può significare anche quello. Tipo uno sta in vacanza, non sa dove stare, vuol dire you can stay with me, vuol dire puoi stare con me, cioè nel senso. Sì. Il verbo essere è how are you, come stai, quindi il verbo stare. Io sto mangiando, I am eating. Ok? Poi numero 7 tocca al trio Annarita, Davide e Vito.
What was the weather like? Ok, quindi qua arriviamo a what, questo pure l'abbiamo detto. What was the weather like? Che significa? Ok, quindi ricordatevi, what was the weather like, vuol dire come era il tempo. Io utilizzando what, poi una voce al verbo essere, che può essere al presente o al passato, più like alla fine, quindi what è fisso, like è fisso, was è, diciamo che è semifisso perché qua ci vuole il verbo essere. La parte variabile è questa, perché io cambiando questa posso chiedere come qualsiasi cosa. Se voglio chiedere com'era la partita, io dico what was the match like? Com'era Londra? What was London like? Com'era il tempo? What was the weather like? Com'era il cibo? Com'era qualsiasi cosa? Ok? Quindi utilizzo questa come formula. Ok? Però avete scritto? Cioè posso cancellare questi? Ok, quindi torniamo a Vito ed Andrea, number 8. Ok, quindi di conseguenza, what was the food like? Quindi, what was the food like? Che giustamente vuol dire com'era il cibo. Quindi what was the food like? Passiamo di nuovo a Lori e Nina, number 9. What did you go to? Leggi bene. What did you do? Ok, what did you do? Ok, quindi 9. What did you do? E che significa what did you do? Ok, cosa hai fatto? Ok? Quindi what did you do? Che cosa hai fatto? Passiamo di nuovo a Peppe e Luca. Number 10. How long did you stay? Ok, good. How long did you stay? Quindi numero 10 viene how long did you stay? Ok, e significa how long did you stay? Quanto tempo sei stato? Ok, quindi quanto tempo sei rimasto, quanto tempo sei stato? Ok? Ok, allora. So we have the questions. So where did you go? Did you have a good time? When did you go? Who did you go with? How did you get there? Where did you stay? What was the weather like? What was the food like? What did you do and how long did you stay? Okay? These are the questions. Allora, ovviamente, se io dico where did you go? Did you have a good time? When did you go? Si capisce? Ok, io capirei. Capirebbero pure l'inglese se pronunciate in questo modo. Però, cioè dovete essere pronti a capire anche quando vi parlano. E nessuno dirà, did you have a good time? When did you go? Who did you go with? Nemmeno se li supplichiamo. No. Allora, la velocità con la quale verosimilmente voi sentirete una domanda del genere è tipo, where did you go? Did you have a good time? When did you go? Who did you go with? How did you get there? Where did you stay? What was the weather like? What was the food like? What did you do? How long did you stay? Okay? Well, you read what was the weather like? What was the weather like? What was the weather like? Allora, what was the allora, in inglese esistono, allora, in tutte le lingue esistono le parti maggiori del discorso, le parti minori del discorso. Le parti maggiori sono i vettori di significato, qui sono i sostantivi, gli aggettivi, i verbi pieni, quindi sono gli avverbi, quindi sono le parole che
ci danno il significato delle cose. In inglese tutte le parti maggiori del discorso sono accentate, quindi sono le parole che si sentono. Le parole che ai fini del significato non aggiungono nulla, si sentono pochissimo, non sono accentate. Tipo, what was the weather like? Voi che sentite? Like. Quindi, what was the weather like? Ok, quello se voi si sente poco. What was the weather like? What was the food like? Where did you go? Ok? Quindi sente go, where, go. E giusto, se sto parlando con te, si capisce che chiedo a te. Quindi quel you. Ok? Quindi ricordatevi, quindi vi dovete abituare ad ascoltare. E non dovete pensare che tutte le parole vengono pronunciate per intero, perché non è così. L'inglese è una stress time language, a differenza dell'italiano, che è una syllable time language. La differenza sta nel fatto che per parlare bene in italiano io devo sillabare, nel senso che tutte le sillabe della parola e della frase devono essere pronunciate, altrimenti parlo qualche forma dialettale della lingua. Quindi se io voglio essere intellegibile, devo sillabare bene tutte le sillabe. In inglese non è così, è una stress time language, quindi l'accento tonico si muove da una parte all'altra, perciò si chiama stress time language, perché stress non è lo stress che magari uno sente nel momento in cui deve imparare la lingua. Stress vuol dire accento tonico, ok? E ricordatevi che perché alcune volte si parla di frase come se fosse scienza. L'accento tonico non è altro che un innalzamento del tono della voce su una sillaba. Questo è, non è niente di più e niente di meno. Ok? Allora, now we have the questions to the interview. Ok? Now I am going to read the interview again. Ok? The interview is with Mr. Bruce Williams. Ok? This time, I want you to listen, and I want you to complete the answers. Example, where did you go? Oh, I went to the Caribbean. Voi scrivete the Caribbean. Ovviamente questo è un esercizio perché voi dovete capire il significato di quello che dice. Ovviamente il significato non viene detto con una sola parola, sono più parole. Quindi voi dovete capire, nel momento in cui lui parla, la risposta alla domanda che viene fatta. Io leggerò di nuovo, ma leggerò più velocemente di quello che parlo di solito, perché è come se fosse un dialogo reale. Quindi cercate di capire quali sono le risposte di queste domande. Ok? Again, ok? You can do this in pairs. So you can listen and then you can ask each other, what did he say? I don't know. He said this, the Caribbean. No, he went to Africa. No, he went to Capri, okay? Anche se la prima già ce l'abbiamo, which is the Caribbean, okay? Per aiutarvi, io dopo la domanda faccio una piccola pausa e poi do la risposta. Dopo che lui ha dato la risposta, faccio una piccola pausa e faccio un'altra domanda, ok? Perché diciamo che non ci siamo visti a Natale, non vi ho fatto nessun regalo, quindi ve lo faccio adesso. Ok? Allora, iniziamo. Ok, so we start. So, where did you go, Bruce? Well, I wanted a relaxing holiday because I was really stressed, so I went to the Caribbean. Did you have a good time? No, I didn't. It was terrible. Oh dear. Well, tell me all about it. When did you go there? About 2 years ago. Who did you go with? Nobody. I wanted to be alone. I really needed to relax. And how did you get there? By plane to Barbados, then I got a small boat to the island. Where did you stay? In a small hotel on the beach. That sounds nice. And what was the weather like? Terrible. It was too hot. It was 45 degrees centigrade every day. Wow, that's hot. And what was the food like? It was awful. I couldn't eat it. Really?
Yes, it was always cold and badly cooked. What did you do? Nothing. I stayed in the hotel. It was too hot to go out in the day, and at night it was too dangerous. I had to stay in the hotel all the time. So, how long did you stay? Only for 3 days. You went to the Caribbean for 3 days. Yes, on the third night, I decided to go home. That was the end of my relaxing holiday. Only 3 days, and it cost me a fortune. Oh dear, I'm very sorry, Bruce. Okay? Sorry, Bruce. Okay. Now we can check. Controlliamo che cosa abbiamo capito. So, the first is simple, and it is the Caribbean. Un attimo solo. Okay, allora, the first question was, quindi, where did you go? Ovviamente è Caribbean. Okay, number two, we have, did you have a good time? No. No. Okay, no. So he said, no, he didn't have a good time. Then, number three, when did you go? 2 years ago. Allora, and I think it's 2 years ago. About 2 years ago. Invece Alfonso dice? 10 days ago. Quindi abbiamo 2 years ago, 10 days ago. Qualcuno, qualcun'altra? Chi è d'accordo con 2 years ago? Chi è d'accordo con 10 days ago? E allora io posso dire che probabilmente può darsi che sia tornato anche 10 giorni fa. Però qui sopra è 2 years ago. Ok? Quindi abbiamo 2 years ago. Quindi 2 years ago. Poi, number 4, who did you go with? Ok, allora Nina dice nobody. Annarita invece dice è andato con tutta la sacra. Ok, quindi alone. Ok, quindi nobody, alone, che fondamentalmente è la stessa cosa. Ok, qualcun altro, qualche altra soluzione, Vito? Alone. Francesco? Nobody. Peppe? Nobody alone. Ok, Annarita? Lorenzo, sei d'accordo con Nina? Ok, quindi dice nobody. Dice nobody, I went alone. Alone vuol dire da solo. Ok? Ovviamente, I went alone. Nobody vuol dire with nobody, con nessuno. Poi, number 5, how did you get there? Allora, ok. Quindi by plane on a little boat. Okay. Quindi by plane to Barbados. Quindi innanzitutto con l'aereo, ok? Poi ricordatevi, mezzi di trasporto ci vuole by. Quindi by plane to Barbados and then with a small boat. Okay, to the island. Okay? Barbados. Barbados is Barbados. Ah, okay.
Okay, so by plane to Barbados, and then by small boat to the island. Okay. Boy, where did you stay? In a small hotel. Okay, good. Okay, good. In a small hotel on the beach. Okay. Queen Deep number six. Small hotel on the beach. Good. Number seven. What was the weather like? Okay. Okay, good. It was too hot. Okay. Not cold, but too hot. Okay. Really terrible. Yes, perfect. Quindi it was too hot, ok? Troppo caldo. Però quelli dell'anno scorso hanno la scheda quella là degli aggettivi, dove ci sta hot, cold, tall, short. Faremo in modo che anche gli altri l'abbiano, ok? Mi sto facendo fare. Poi, what was the food like? Okay, Vito says bad. So was the food good or bad? Bad. Okay, the food was bad, okay? Anche se utilizza... Bad di cooking, è giusto un altro... Allora, questa è la numero... 8. Numero 8. Allora, the food was bad, usa l'aggettivo awful. Allora, awful vuol dire, è un sinonimo di terribile. Sì, sì. A-W-F-U-L, ok, awful, which è un sinonimo di terrible, ok, quindi awful, terrible è la stessa cosa, quindi awful. Poi, number 9, what did you do? Nothing, ok, quindi nothing, I stayed in the hotel all day, because it was too hot during the day, and it was too dangerous at night. Okay? So dangerous means pericoloso. So it was too hot during the day and it was too dangerous at night. Okay? So what did you do? Nothing. Okay? Because too hot and too dangerous. Okay, too hot and too dangerous. Quite, number 10. How long did you stay? 3 days. 3 days, okay? 3 days. So 10 is 3 days. So 3 days and then he went home. So 3 days and then I went home. Okay? Okay, good. Now, okay, this is Bruce. Here is Maureen. Okay, the answers for Maureen are here. Okay, so read this and complete Maureen. Okay. Yes. Thank you.
Ricordatevi sempre quello che abbiamo detto, per quanto riguarda i vocaboli, se ci sono dei vocaboli che non conoscete, segnateveli. O li chiedete a me, oppure andate a casa con il dizionario online, quindi si fa molto velocemente oggi. Cercatevi il significato, perché più parole conoscete, è più facilmente riuscite a comprendere e a comunicare. Ok? Allora, vediamo un attimo che cosa sappiamo di Maureen Lipman. Mind. Questa è la è una un modo di dire è I don't la mind è la mente, però si dice I don't mind. Vuol dire non mi interessava, cioè non me ne è fregato. Io per esempio se dico I don't mind watching television, vuol dire non è un problema per me guardare la televisione. Ok, quindi come per dire non è un problema, non è una cosa che mi dà fastidio. Ok, sì, quindi abbiamo vari modi di tradurlo. Quindi se uno vi fa una domanda, tipo, do you like chicken? Uno può dire, I don't mind it. Quindi, cioè, non è un problema per me, cioè, se lo devo mangiare, me la mangio. Ok? Quindi, I don't mind è un modo di dire. E vuol dire, non è un problema. Ok? Quindi, in quel senso. Allora, correggiamo. Quindi abbiamo Where did you go? Bruce dice The Caribbean. Maureen Lipman dice New York. Da, 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 da. Poi, did you have a good time? Yes. Yes, good.
Number three, when did you go? Last Easter, che giustamente è Pasqua, ok? Quindi last Easter, l'ultima Pasqua. Poi, who did you go with? With my friend. Ok, quindi with my friend Julie, quindi with a friend. Poi, how did you get there? By plane. By plane, ok? Because she says I flew there. Quindi mi sono andato con volo, quindi non essendo un uccello, ovviamente, è andato con l'aereo. Quindi io, allora, uno può dire, how did you go there? How did you get there? By plane? Or I flew? Quindi ho volato. In italiano più o meno si può anche dire in certe situazioni. Poi, where did you stay? Okay, in a hotel near Broadway. Good. What was the weather like? Okay, good. It was freezing. Good. What was the food like? Good. Good. Okay, delicious. Okay, allora, in italiano c'è una parola simile che è deliziosa. Okay? Però in inglese delicious si usa per il cibo. Okay? Quindi se incontrate uno che vi dice you're delicious, fate attenzione che potrebbe essere un carnivoro. Okay? Quindi delicious è solo per il cibo, vuol dire è buono da mangiare. Okay? Quindi non vuol dire delizioso. Poi, what did you do? Shopping every day. Okay, so she went shopping every day and? So different show. Okay, so went shopping every day, went to the theater, so saw different shows. Okay, so saw different shows, went to the theater, went shopping. Show a spettacolo. Poi, quando dice the show must go on. Poi, how long did you stay? 10 days. 10 days. Ok, good. Perfetto. Allora, la lezione la finiamo qua. Mercoledì vi dividiamo in Maureen Lipman e Bruce Williams. Ovviamente, la vacanza di Bruce Williams la sapete. Sapete dove è andato, qui avete le risposte. Idem per quanto riguarda Maureen Lipman. Quindi ci sarà una persona che farà le domande, quindi farà l'intervista, e l'altra persona si incarnerà o in Bruce Williams o in Maureen Lipman. Quindi parlerà con la propria voce per loro. Okay? Quindi facciamo questo show. Quindi faremo una persona che fa le domande e l'altra, poi questo il palco tanto ci sta. Sì. Okay. Innanzitutto faremo un po' dal posto e poi vedrete qui. Ok? Quindi, non essere spiriti. See you on Wednesday.